amici, ciao e bentornati! Ma soprattutto ciao alla mia collega preferita, ciao Lucia! Ciao Astuccio, volevo ringraziarti perché hai preso il purè al self-service. A me il purè mi fa cagare, mi toccava a me, grazie per avermi dato i tuoi fagiolini. Benissimo Lucia, ma non siamo qua per parlare di pranzo, no! No, siamo qua per prendere 200 euro di squallido stipendio. Bravissima Lucia, ma soprattutto per ricordarvi grandi prodotti Meda Shopping! Guarda cosa qui Lucia, quanta gente sogna di avere questo bestia in casa! Accidenti, è un vibratore con il tappo a vite! No Lucia, è Francone, il simpatico pavone! Francone, il simpatico pavone, è un uccello. Ma a differenza degli organi riproduttivi normali, questo uccello ha le piume. Bravissima. È molto bello, potete tenerlo in casa. È un uccello per tutte le stagioni ed è molto bello da esibire agli amici. Un amico viene in casa e voi gli fate vedere l'uccello. Sì, ma questo uccello non è il classico uccello. È Francone, il simpatico pavone. Avete un figlio che si sta annoiando in casa? No. Non ha voglia di fare i compiti? Cosa fai? Gli sguinzagli Francone, il simpatico pavone che lo rincorrerà per tutta la casa. E intimorito si metterà a studiare. E quale bambino non vorrebbe un pavone che lo rincorre in casa? Fino a quando Francone, il simpatico pavone, non gli caverà le pupille grazie al suo becco acuminato. Bravissima Lucia, ma attenzione, questa non è soltanto una maxi offerta, è una maxi offerta, perché insieme a Francone, il simpatico pavone, nelle sue piume verrà inserito Demente, il CD che non si sente. Adesso ragionate un attimo. Un compadisc perfettamente inutile che raccoglie tutte le barzellette di Francone, il simpatico pavone. Voi fatele sentire il CD a Francone e Francone vi racconterà una barzelletta come questa. E ci sono anche quelle di Marco Galli al mattino. Fantastico proprio, guarda, mi sto divertendo un sacco. Davide! Adesso ditemi voi a cosa mi può servire a me un pavone che mi gira per casa. Ma dai, Davide! Un cane morto e una serie di animali che mi avete mandato a casa. Davide, Davide! Ma Davide, Davide, un paio di c***o! Mi chiamo Guglielmo Cristo. Allora, Francone il simpatico pavone è stato studiato dai nostri scienziati. È un pavone normale, ce l'ho qui? Collaboratori della NASA che hanno capito che l'essere umano non può vivere senza un pavone. Infatti vieni qua pavone. Ecco Davide, a cosa serve il tuo pavone? Ma non mi serve niente il pavone, cosa ci faccio con un pavone in casa? Metti caso che hai un angolo della casa brutto. Hai una crepa in un muro. Hai una ragnatela. Hai una manata di inchiostro. A parte che ci compro un quadro, metti... non c'è problema. Questo animale peserà 200 kg. Metti Francone il simpatico pavone che apre le sue piume e ti copre lo sgumurio in casa. Mi sta beccando una gamba, bastardo. Va bene Davide, allora abbiamo capito. Come si sveglia sto pavone? Non vuoi Demente, il CD che non si sente? Allora in omaggio ti mandiamo Sambuca, la macchina che te lo suca. Cos'è che mi mandi? Sambuca, la macchina che te lo suca. Mandamela, mandamela. Aia, ho tirato un calcio a pavone, mi sei incastrato un piede nel c***o. Prendami la scarpa, è una Nike Silver. Francone, il simpatico pavone è un prodotto Meda Shopping. E ricorda l'omaggio, Sambuca, la macchina che te lo suca. Ah, ma che animale intelligente, vuole anche l'altra.